È un'operazione di architettura istituzionale che va a ritornare a una normalità, quella normalità che c'è in tutto il resto d'Italia. In Friuli Venezia Giulia tornano le province elettive. Con soli 24 voti della maggioranza, il Consiglio regionale ha approvato ieri la reintroduzione degli enti intermedi. Le opposizioni sono insorte contro il provvedimento adottato a pochi mesi dalle elezioni, ma l'assessore alle autonomie locali è convinto della scelta. Con le province che non sono mai state soppresse perché evidentemente sono state reputate un ente utile che serve e che è necessario, non necessario come qualcuno in modo molto semplicistico dice, semplicemente per avere delle poltrone, ma perché ci sono delle funzioni e dei servizi che vanno erogati ai cittadini. È impensabile uno Stato in cui c'è una regione con due province autonome, delle regioni a statuto ordinario che hanno le province non elettive e un'altra regione ancora che le province proprio non le ha, per gli stessi servizi e le stesse funzioni che devono essere erogate da tutti. Le province erano state sostituite dalla precedente legislatura con le UTI, poi a loro volta rimpiazzate dagli EDR. Ora manca solo il passaggio parlamentare. Alla fine abbiamo iniziato un percorso di ricostituzione che ha creato gli enti di decentramento regionali che sono già operativi e che stanno già funzionando, penso sul tema della viabilità ex provinciale o sull'edilizia scolastica superiore, dando già ottimi risultati. Il passo successivo serve semplicemente per fare quel passo in più, che serve per passare da un organismo che è retto da un dirigente, da un funzionario pubblico, a un organismo rappresentativo del cittadino e che possa essere soggetto al giudizio del cittadino tramite le elezioni.